dal Vangelo secondo Giovanni. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Uscì allora Simon Pietro, insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, e vide le bende per terra, e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. Una Pasqua strana e unica, quella del 2020, non sembra nemmeno Pasqua, somiglia piuttosto al Venerdì Santo, quando si fece buio su tutta la terra, o al silenzio e all'attesa del Sabato Santo, quando Gesù giace nell'oscurità del sepolcro. Eppure la tomba vuota del mattino di Pasqua ci fa sperare ancora oggi. È la scoperta di Maria di Magdala, che mette le ali ai piedi di Pietro e Giovanni, che corrono e videro e credettero. Gesù è vivo, la sua luce rischiara il nostro buio, egli illumina la nostra vita. Si è caricato della sofferenza, del dolore, della solitudine, delle lacrime di ogni uomo di ogni tempo, per tramutare ogni croce in via di salvezza. La croce, albero di morte in Gesù Cristo risorto, diventa l'albero della vita, come rappresentato nel cero pasquale di quest'anno, germoglio di quella vita che nasce dal seme che muore. E il cuore dei discepoli, dalla tristezza che lo opprime, esplode in gioia, come quello dei discepoli di Emmaus, che vediamo qui alla base del cero pasquale, al cui cammino stanco, triste e rassegnato si fa accanto Gesù vivo, riaccendendo in essi la gioia di vivere, la gioia di amare. A volte i nostri occhi, angosciati, delusi dal tempo che viviamo, sono incapaci di riconoscerlo. Apriamo la porta a Lui, alla Sua presenza, lasciamoci illuminare dalla Sua parola. Il Signore risorto viene ancora oggi a illuminare il nostro buio e la speranza che non delude. Buona Pasqua a tutti. Il mio Venerdì Santo lo posso raccontare così. Mi è stato diagnosticato un tumore al seno e non è stata una bella notizia. Subito c'è stato sconcerto, smarrimento. Poi la condivisione con un sacerdote che mi ha incoraggiato, mi ha assicurato la sua preghiera e le varie visite dei medici e quindi la diagnosi, nel senso tumore, c'era da trattarlo con la chemioterapia e la radioterapia. Non era un percorso facile, un percorso lungo, e quindi ecco, l'inizio della chemioterapia è iniziato il mio Sabato Santo, il momento del silenzio, il momento della concentrazione sulle cure e il momento della preghiera. Sinceramente, tante volte quando ci ammaliamo, che abbiamo qualche problema, ci teniamo lontani da Dio. Io invece con questa malattia, sinceramente, mi sono ritrovata a pregare molto, ma sa, dicevo, non devo pregare per me, pregavo in generale, non è che dicevo: Signore, fammi passare tutto, non ci ho mai pensato a questo, non ho avuto mai paura di morire, però ero molto concentrata su me stessa, sapevo che dovevo fare questo, questo e questo, in silenzio, e fortunatamente ho avuto la vicinanza di tante persone, dico la verità, in tanti mi hanno assicurato la preghiera,
cosa che dicevo sì, ma la preghiera se non faccio le chemio penso che sortisca poca cosa. E invece mi sono dovuta ricredere perché veramente il Signore mi ha donato la forza di combattere senza mai guardarmi indietro, piangermi addosso, eccetera. Sono andata avanti sempre a testa alta e poi ecco, alla fine di tutto, che è mio radio, cose molto invasive, mi sono ritrovata alla fine con ecco, la Domenica di Risurrezione. E il 9 agosto finalmente ho finito di fare tutte le varie cure, varie chemio, varie radio, eccetera, eccetera, e finalmente quella bella diagnosi di ce l'hai fatta, ne sei fuori. Buona Pasqua!